Un ospite d'onore, il nostro Chichino. Ragazzi, adesso andiamo in un parco. Ragazzi, io sento dei cani abbaiare. Mamma, ci stanno da quando cani. Chico! L'hanno investito, ragazzi, l'hanno investito. Ragazzi, è scappato e si è fatto investire. Ciao, cuoricini. Io sono mamma T. E io sono mamma T, visti? Oggi vi presenterò un ospite d'onore. Chico? Chichino, il nostro Chichino. Forse qualcuno di voi lo conosce già. Ecco, lui è uno dei nostri cagnolini molto carini e piccolini e lecconcini. Ecco, vedete com'è affettuoso, com'è affettuoso, com'è affettuoso, piccolo, piccolo, piccolo. E voi ne avete animaletti in casa? Che cosa avete? Un gattino? Un cagnolino? Un cricetino? Un tartarughino? Un maialino? Beh, noi abbiamo tanti animaletti in casa, è vero Marti? Sì, quanti ne abbiamo? Quanti ne abbiamo? Abbiamo il criceto, le tartarughe, quindi le tartarughe si chiamano Zappi e Zippi. Poi abbiamo Carmelino, il cricetino. Sì. E allora ragazzi, io e Martina Misti ci stiamo preparando per portare il nostro Chico a fare una bellissima passeggiata. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Lasciate un bel like. Scrivete tanti commenti perché oggi ne vedrete delle belle. Il nostro Chico è un cane molto 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 movimentato e ve lo farò vedere. Ragazzi, guardate che salti che fa! Ecco qua, possiamo andare. Ragazzi, adesso andiamo in un parco qui vicino a casa. Siamo arrivati a parco, ma è da tanto tempo che qua non tondi a lebba. Sembra tutto abbandonato. Andiamo a guardare cosa è successo. Mamma mia. Aiuto. Aiuto. Ah, Ippo, cosa c'era? Marti, dove vai? Martina, dove vai, amore? Dove sei? Marti, avvicinati perché sento dei cani abbaiare. Oh, ma che bello qui. Adesso sguinzagliamo un po' Chico. Tanto abbiamo chiuso anche i cancelli. Oh, sento dei cani abbaiare. Non lo so se è il caso di sguinzagliarlo. Vabbè, 5 minuti. Vai Chico. Martina, non ti allontanare. Ragazzi, forse Chico ha trovato qualcosa in mezzo a lei. Ma che fa? Chico, vieni. Ragazzi, io sento dei cani abbaiare. Mi sa che conviene che prenda Chico, perché non vorrei, perché qui hanno l'abitudine di lasciare i cani grossi liberi. E quindi è meglio che io mi tengo il guinzaglio, il mio. Anzi, dovremmo forse tenerli tutti al guinzaglio. Chico! 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 Vieni! Martina! Sento dei cani molto grossi. Leghiamo Chico. Martina, non ti allontanare. Martina, ragazzi, stanno arrivando dei cani grossissimi. Martina, andiamo? Martina, vieni, presto, vieni. Ragazzi, stanno arrivando dei cani grossi e sono liberi, sono sciolti. Andiamo, torniamo a casa che è meglio, dai, andiamo.
Io non capisco perché debbano tenere i cani così grossi sempre. Andiamo che è meglio. Oddio, quello che stanno arrivando, li senti abbaiare, li senti abbaiare. Chico, stai calmo, Chico, stai calmo. Mamma, ci stanno gli uguali cani. Scappiamo. Presto, corriamo, corriamo. Dobbiamo portare subito dal veterinario, subito. Ragazzi, è scappato e si è fatto investire. Chico, mamma mia. Ragazzi, sono agitatissima. Hanno investito Chico, è pieno di sangue. Aspettate, vieni qua Chichino. Vieni qua Chichino, vieni. Vieni qua, andiamo. Dobbiamo portarlo subito dal veterinario. Stai calmo, stai calmo. Stai calmo Chico, stai calmo. Ragazzi, ci dobbiamo sbrigare. Lo stiamo entrando in macchina. Vado a prendere le chiavi di casa e lo porto subito dal veterinario. Ragazzi, hanno investito Chico. Praticamente avevo messo sicuramente la pettorina male. E infatti, bambini, mi raccomando, quando mettete il guinzaglio al vostro cane, fate attenzione, controllate sempre se è messo bene. Siamo scappati perché abbiamo avuto paura di quei cani che erano liberi. Siamo scappati e Chico è riuscito a sguinzagliarsi e l'ha investito una macchina, ragazzi. Ragazzi, ragazzi, speriamo che ce la farà. Per fortuna adesso con noi c'è anche papà Salvo, che c'è, come l'abbiamo chiamato, ci accompagnerà subito dal veterinario. E questa è un'emergenza, siamo di pronto soccorso, già ci sta aspettando il veterinario. Sono scappato dal lavoro, ragazzi, ma che cosa è successo? L'hanno investito, papà Salvo, ma non sappiamo chi. È scappato questo qui con la macchina, è scappato? Sì, è scappato. Ma tu, scusa, ma non lo stavi tenendo al guinzaglio? Lo so, avevo messo il guinzaglio male, forse. Comunque, dobbiamo andare, sbrighiamoci. Mamma, ho troppo sangue, Chico. Martina, stai tranquilla, è solo una ferita. Credo che non abbia niente di rotto, ma comunque il veterinario farà i raggi e farà tutto quello che è necessario. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, quando tenete il vostro cane al guinzaglio, fate attenzione sempre, sempre. Stavolta la colpa è mia, me ne assumo le responsabilità, non ho messo bene la pettorina a Chico e purtroppo Chico è stato investito per colpa di mamma T. Quindi mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e vi daremo notizie al più presto di Chico. Mi raccomando, commentate questo video, lasciate tanti like, ma il nostro Chico ce la farà. Ciao, ciao ragazzi, ciao, 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 ciao cuoricini, ciao.